Avevo scelto come prima foto la foto della copertina dei Nirvana, Nevermind, ma poi temevo qualche coda di contenzioso e ho optato per questa più semplice. C'è un bambino che sta sicuro nell'acqua come elemento primo, il primo che ci accoglie nel grembo materno, elemento primario, essenziale. Da subito un senso di come siano legate le parole acqua e fiducia. È un connubio così potente che mi sono venute in mente una miriade di suggestioni e di approfondimenti da condividere con voi. Avrei, per esempio, potuto parlarvi della fiducia dell'acqua da bere. Cioè, porre la domanda e rispondere assieme a voi, ma l'acqua che beviamo, quella che viene dal prodotto, è buona, è sicura? Possiamo fidarci dell'acqua che arriva alle nostre case? E avrei potuto rispondere con voi che sì, è un'acqua sicura, è un'acqua ipercontrollata. Tutti i giorni nella rete del Veneto, con prelievi sparsi nel territorio, analizziamo più di 1900 parametri dell'acqua al giorno per controllare che non ci sia nulla che non rispetti i parametri di legge. E cerchiamo anche altre sostanze che non sono previste dalla legge, di cui magari avrete anche sentito parlare, sostanze perflorealchiliche, GenX, C6O4, fitofarmaci, ormoni. Lo facciamo attraverso dei laboratori che sono dei laboratori accreditati, cioè certificati da un soggetto terzo, che si sono messi in rete per fare ricerca, scambiarsi eccellenze, sono davvero degli scienziati. E lo facciamo anche in maniera preventiva. Stiamo approntando 450 piani di sicurezza dell'acqua, non soltanto per rincorrere le emergenze, ma anche per prevederle con un approccio risk-based, cioè prevedendo quali sono gli eventi che possono rendere l'acqua delle nostre fonti intaccata o dal punto di vista della qualità o per la continuità del servizio. Nonostante questo e nonostante l'acqua italiana sia considerata l'acqua di migliore qualità in Europa, in Italia soltanto un cittadino su tre beve l'acqua dell'acquedotto. E siamo tra i più grandi consumatori al mondo, se non il primo consumatore al mondo di acqua in bottiglia. Ne consumiamo 228 bottiglie a persona, in Svezia ne consumano 10. Avrei potuto anche parlarvi dell'altro tema che è stato toccato questa sera, che è quello della siccità, dei cambiamenti climatici e quindi di quel senso di disagio che abbiamo provato quest'estate quando per la prima volta ci siamo resi veramente conto concretamente e non soltanto perché lo leggevamo che la risorsa acqua non era inesauribile, che poteva essere limitata nell'uso e in alcuni casi addirittura razionata. Abbiamo visto sorgenti prosciugarsi quest'estate, materialmente viste, falde abbassate, dimezzate. Abbiamo visto il po' raggiungere la portata media di 80 metri cubi al secondo. Nella media del periodo estivo raggiunge i 450 metri cubi al secondo ed essere sopraffatto dal cuneo salino. Quindi avrei potuto parlarvi della riflessione che diventa essenziale adesso tra più soggetti che utilizzano l'acqua che la natura produce per noi, l'acqua dolce, una riflessione che devono fare per limitarne l'uso e lo spreco che ne facciamo. Una riflessione che dovrà fare il comparto agricolo senz'altro ripensare le culture, ripensare il modo di irrigarle, attrezzarsi per utilizzare l'acqua da riuso, cioè quella che esce per esempio dalla depurazione con i trattamenti necessari. Dovrà ripensarci anche il mondo dell'industria che comunque ne utilizza un 20%, anche questa dovrà pensare a prodotti pesati rispetto alla water footprint, cioè a quanto dispendio di acqua comunque c'è per la produzione di alcuni prodotti. Ovviamente dobbiamo pensarci noi come consumatori perché siamo dei grandi consumatori di acqua in Italia rispetto al resto dei paesi europei e ovviamente ci devono pensare i gestori. I gestori prelevano il 20% dell'acqua dolce. Però Tantissime volte mi è stata posta la domanda, ma anche se diciamo solo un 20%, c'è un enorme spreco di quest'acqua perché le reti sono un colabrodo. Quante volte l'avrete sentito dire questa cosa? Le reti sono un colabrodo. E quindi c'è una domanda che nasce spesse volte quasi stizzita, ma perché non le riparate queste reti? Perché non limitate queste perdite? E quindi è per rispondere... A questa domanda che ho pensato di concentrare lo speech di oggi su un terzo tema che è quello dell'acqua eh, della, dell legata alla finanza e legata agli strumenti finanziari. Perché è vero, ci sono delle reti che sono da sostituire, da riparare, questo significa distrettualizzarle, ricercare le perdite occulte riparare le perdite che così si scoprono e anche banalmente sostituire le condotte che si rompono. Questo significa un enorme fabbisogno a cui eh, dobbiamo mettere mano, che è un fabbisogno di 5 miliardi di euro l'anno. È un fabbisogno enorme, pensate che soltanto per contrastare la crisi siccitosa di quest'estate il Veneto ha bisogno di 600 milioni di investimenti, di nuove opere. Ma com'è che si affronta una spesa come questa? Al netto di finanziamenti straordinari come possono essere quelli del PNRR, tutti questi investimenti così ingenti li sosteniamo noi cittadini attraverso la bolletta che paghiamo mensilmente o bimensilmente, cioè attraverso la tariffa. Allora adesso vi chiedo di fare una riflessione assieme a me, anzi un rapido calcolo, impostando... Una operazione aritmetica rispetto al fabbisogno che avete visto, ipotizzando quale potrebbe essere il peso della nostra bolletta, con questa formula semplicissima che produce il calcolo della tariffa. Ecco. È una formula che fa venire la nausea anche a me, fortuna che c'è qualche esperto in azienda più bravo di me nel definire la tariffa eh, della, della mia azienda. Ma è importante capire una cosa, perché non c'è fiducia senza conoscenza, e quindi perdonatemi se vi faccio vedere questa cosa complessa, ma è importante capire che la nostra bolletta, quindi la nostra tariffa, copre sostanzialmente, ma molto per semplificare, i costi operativi di gestione e quelli che noi tecnicamente chiamiamo CAPEX, cioè le nuove opere, cioè gli investimenti. Ma com'è che funziona nel nostro metodo tariffario? che il gestore realizza le opere, le collauda, le mette in funzione, le mette in esercizio e due anni dopo il costo di quelle opere entra in tariffa. Entra due anni dopo e per il valore dell'ammortamento del bene. Quindi se un tubo va in ammortamento in 40 anni, due anni dopo che l'ho realizzato, che è entrato in funzione e che funziona bene, entra un quarantesimo del suo costo. Perché vi spiego questo? Perché si intuisce chiaramente quanto importante sia la leva finanziaria per sostenere il sistema idrico. Perché il denaro in tariffa entra almeno due anni dopo e soltanto per il valore del, del, dell'ammortamento. Questo comporta una leva bancaria, per esempio che però non è perfettamente allineata al tipo di beni che noi produciamo. In qualsiasi azienda è buona prassi che l'ammortamento finanziario segua l'ammortamento dei beni. Come vi dicevo, le tubazioni hanno una, un ammortamento di 40 anni, alcuni impianti di 50 anni. Quindi normalmente un finanziamento che anche nella vostra esperienza è normalmente decennale, è poco allineato con il tipo di investimenti che dobbiamo fare noi. Allora in Veneto abbiamo pensato a uno strumento particolare che è stato definito dalla Banca Europea degli investimenti come l'operazione di finanza strutturata più di successo degli ultimi dieci anni e più originale degli ultimi dieci anni in Europa. I gestori veneti erano un po' agevolati perché noi ci siamo messi insieme, come avete sentito dalla presentazione, e lavoriamo insieme compriamo materiali insieme, i reagenti, lavoriamo insieme, quindi c'è una reciproca conoscenza, ci scompiamo le nostre conoscenze migliori. Da questa conoscenza approfondita e dalla fiducia che c'era tra noi nel lavorare insieme, mettendo proprio le mani in pasta, abbiamo pensato a un'operazione finanziaria che ci consentisse di avere dei finanziamenti di durata più commisurata all'ammortamento dei nostri beni. Quindi abbiamo avuto accesso ad un mercato molto più grande che non fosse soltanto il mercato bancario. La Banca Europea degli investimenti ci ha sostenuto con un'operazione che noi abbiamo denominato Agrobond e che funziona così. Ci sono le società emittenti che emettono le proprie obbligazioni, che vengono acquistate da una società a veicolo e che le mette nel mercato dei finanziatori, finanziatori che non ci avrebbero filato come piccoli gestori individualmente, perché parliamo di mercati importanti. Il primo, la prima operazione del 2016 è stata sostenuta dalla Banca Europea degli investimenti e poi il mercato ha preso fiducia nei confronti di questi piccoli gestori che però si erano messi insieme. E i finanziatori, gli investitori sono stati poi la Cassa Depositi e Prestiti e poi anche dei fondi privati, i fondi pensione, i fondi di cittadini, anche di altri stati. Questa fiducia del mercato poggia anche su un'altra operazione che vorrei approfondire con voi. Questo quadratino qua sotto dove è scritto CE è il credit enhancement. Questa parola non sta altro che a significare una solidarietà tra i vari gestori che hanno partecipato a questa operazione. Quando voi andate in banca a fare un'operazione di finanziamento, la banca vi chiede delle garanzie, quindi per esempio l'ipoteca sulla casa che state acquistando. In questo caso noi non possiamo dare i nostri beni in garanzia. Nel momento in cui viene stesa una tubazione o fatto un impianto di depurazione e di potabilizzazione, quando entra in uso diventa automaticamente demanio idrico, è patrimonio della collettività e non è attaccabile dal creditore che non è soddisfatto del pagamento della rata. E quindi dovevamo inventarci una garanzia diversa. E la garanzia che abbiamo messo in campo è proprio questo credit enhancement. Quindi, se uno dei gestori che hanno fatto l'emissione singolarmente non paga la propria rata soccorre qualche altro gestore. Capite bene che è un atto di fiducia importante che è stato possibile soltanto perché lavoravamo insieme da 12 anni e quindi conoscevamo l'un l'altro, l'efficienza dell'azienda, la solidità patrimoniale e la solidità anche finanziaria reciprocamente. Questo esempio puntuale sulla fiducia che il mercato ha avuto nei nostri confronti e la fiducia che è stata la base di questa operazione originale di finanziamento che ci ha consentito di fare reperire nel mercato 623 milioni di finanza, tra l'altro finanza green, a sostegno soltanto di investimenti che avessero una ricaduta ambientale o sul benessere dei cittadini. Mi porta quindi a fare una riflessione finale, anche se muove da un elemento così tecnico, quindi finanziario. E cioè che nelle gestioni complesse, come quella che ho cercato di illustrarvi, come quella del mondo del servizio idrico integrato, il successo del risultato dipende per buona metà dalla fiducia. E la fiducia si conquista con l'altra metà, che è fatta di azioni concrete, non di dichiarazioni, che si realizzano di giorno in giorno, di anno in anno e goccia a goccia.